Ciao a tutti, volevo cominciare ringraziando i compagni del Sale per accogliere questa iniziativa, Lorenzo, Luigi e poi anche Luis Camillo, con il quale abbiamo pensato di fare questo dibattito sul Brasile e non solo, approfittando la bella mostra che Camillo ha organizzato nel padiglione brasiliano, né? E soprattutto questo è il fatto che, per caso o no, nel padiglione ci sono questi muri con delle brecce, no? E che uno dei temi fondamentali per discutere del Brasile di oggi, dopo giugno del 2013, è pensare a questo concetto di breccia democratica. Io voglio fare una presentazione un po' rapida, anche perché è questo che abbiamo che si sta chiedendo, e sto usando come riferimento un testo che abbiamo scritto io e Raul, che è pubblicato in Euronomade, che si chiama Cantes de Ida e de Vuelta. È un tentativo di pensare il Brasile e la Spagna allo stesso tempo, quindi pensare tra il Brasile e la Spagna, tra il 15M e il giugno del 2013. Volevo solo introdurre così un dato di fatto, no? Che il Brasile è un paese grande, bello, potentissimo, pieno di gente con una grandissima creatività, ma è anche tremendo. E solo un dato: il numero di omicidi negli ultimi 20 anni è raddoppiato e il numero attuale nel 2014 è di 58.000 omicidi, morti violente, significa 134 al giorno su 200 milioni di abitanti, è un continente. Quindi è grande, però è tremendo, no? E poi possiamo anche discutere su di questo. Ma diciamo che lo spartiacque dal quale io voglio partire è giugno del 2013, e giugno del 2013 è stato da una parte l'esplosione di uno sciopero metropolitano per la gratuità dei trasporti, che rapidamente è diventato una rivolta, la più grande mobilitazione di massa forse nella storia del Brasile, no? Da un lato è stata la convergenza in una rivolta generalizzata di molte lotte di resistenza contro il modello di città che si era imposto negli ultimi 4-5 anni nell'ibridizzazione dell'incontro tra il progetto neosviluppista del governo del PT e il modello di città globale. Allo stesso tempo, questa rivolta nella quale sono confluite tutte le piccole lotte di resistenza sulla città e sulla questione della mobilità, è diventata anche il terreno di una critica sistematica della rappresentanza, che si è concretizzato in una serie di accampadas che hanno avuto luogo direttamente dentro i palazzi del Congresso Nazionale, del Parlamento Nazionale, i parlamenti degli Stati Federati e i consigli municipali. Diciamo quindi che la forma dello sciopero metropolitano con il quale è cominciato il giugno del 2013 si è sviluppato questa forma dello sciopero metropolitano si è sviluppata lungo un asse di critica sistematica della rappresentanza, e poi si è sviluppata e articolata con una serie di scioperi autonomi e di nuovo tipo, tra i quali il più importante è quello dei lavoratori dell'impresa delle pulizie di Rio de Janeiro, cioè i garis, no? Gli spazzini di Rio. Quindi giugno da una parte ha rappresentato questo spartiacque, ancora lo costituisce, però giugno è stato distrutto, desconstruito, si potrebbe dire decostruito, a partire da un lavoro organizzato fondamentalmente dal governo federale, dal Partito dei Lavoratori, della sinistra tradizionale in generale. E la distruzione di giugno ha avuto tre linee: in primo luogo un discorso di squalificazione, creando una correlazione tra il fatto che non ci fosse nessuna organizzazione esplicita di giugno e il fatto che necessariamente questa mobilitazione di massa implicava un certo livello di fascismo; il secondo momento di
distruzione di giugno è stata la preparazione del mondiale un anno dopo, in giugno 2014, quando da una parte il governo federale ha lanciato un movimento ultranazionalista intorno a questo mega evento e dall'altro un nuovo livello di repressione che ha praticamente impedito alle manifestazioni di aver luogo. E infine il momento più alto di questa distruzione di giugno ha avuto luogo in ottobre 2014, praticamente un anno fa, in occasione delle elezioni le elezioni presidenziali e le elezioni politiche, e lì giugno è stato completamente distrutto. Come è stato distrutto? È stato distrutto nel senso che il marketing miliardario del governo federale del Partito dei Lavoratori è riuscito a reimporre un binarismo falso, destra e sinistra, l'alternativa tra il meno peggio e quello che sarebbe stato il ritorno della destra liberale, cioè è riuscito a falsificare il dibattito politico, a creare delle alternative obbligatorie binarie e che reinstauravano quello che giugno era riuscito a dislocare, no? Esattamente reinstaurando e chiudendo la breccia che giugno era riuscito ad aprire. Si può cercare di capire un po' meglio quello che sta succedendo in Brasile ragionando tra il Brasile e la Spagna, no? E per questo penso che sia interessante dopo anche nel dibattito, dopo anche il discorso di quello che dirà Raul, no? E facendo andate e ritorno sistematiche, no? E quindi lo farò qui in maniera un po' schematica, comparando giugno con il 15M. Allora, in Spagna il 15M si può dire che è stato una rivolta contro una rappresentanza bloccata, no? E che derivava dal patto di Moncloa del 78, cioè del processo di democratizzazione della Spagna, no? Questa rappresentanza era incapace di frenare o di opporsi al processo di distruzione del sistema di protezione sociale che caratterizza i paesi dell'Europa, in particolare la Spagna. Nel caso del Brasile, invece, giugno 2013 è una rivolta contro un sistema di rappresentanza che anche lui deriva dal processo di democratizzazione, in particolare la Costituzione del 1988, no? E questa rappresentanza in Brasile è oggi un ostacolo, non è incapace di frenare la distruzione del sistema di welfare, ma è un ostacolo allo sforzo di creare un effettivo sistema di welfare. Quindi possiamo dire che nel nord, in Spagna, il lavoro sta divenendo sempre più povero e precario e che stiamo assistendo quindi a qualcosa come una brasilianizzazione. E nel sud i poveri invece sono mobilitati, messi a valore, messi a lavorare in maniera precaria. E pertanto quello che ha luogo nel sud, quello che ha luogo in Brasile, è una europeanizzazione che in realtà è una brasilianizzazione del proprio Brasile, una brasilianizzazione non più a causa del sottosviluppo e del ritardo, ma dei processi di modernizzazione e di globalizzazione. Quindi il 15M è un rifiuto dell'austerità neoliberale, ma anche la potenza di questo divenire povero del lavoro, no? Che è capace di affermare un altro concetto, un'altra forma, un altro tipo di diritti, no? E un'altra prospettiva della costruzione della città. E giugno in Brasile è un'anticipazione del fallimento dell'avventura neosviluppista sul terreno della trasformazione dei valori. E quindi questa idea di parlare di cantes, di ida e vuelta, di questi canti di andata e ritorno, di questa ibridizzazione tra il nord e il sud, e di dire che noi dobbiamo pensare questo divenire sud e divenire nord dal punto di vista della centralità e figura del povero. Il povero come precario, no? Come la precarizzazione del lavoro in Europa, nel nord, e dall'altra parte come mobilitazione precaria del povero nel sud. Il divenire povero del lavoro, scambiando i punti di vista, appare come un divenire lavoratore dei poveri e indica un divenire sud della moltitudine in Spagna e un divenire nord della moltitudine
in Brasile. E quindi le rivolte plebee del 15M del 15, e di giugno, che durano, che continuano a durare nonostante tutto, no? Indicano queste trasformazioni, questo divenire, no? Rispetto al quale è possibile pensare anche oggi la sfida per l'invenzione e la costruzione di nuove istituzioni. Bon, non c'è molto tempo, dopo penso che nel dibattito si possa parlare un po' di quello che ha luogo per quanto riguarda la questione di Podemos e di come noi la vediamo in Brasile, cioè di come il 15M attraversa o è attraversato per le questioni elettorali. Io vorrei approfittare qui, per chiudere la mia breve presentazione, parlare un po' di più della crisi brasiliana dopo le elezioni, dopo giugno e dopo le elezioni di ottobre. La crisi nella quale noi ci troviamo fondamentalmente è stata anticipata positivamente dal movimento di giugno, però è esplosa in maniera completamente negativa proprio quando gli osservatori internazionali, a partire dai risultati elettorali, pensavano che il governo progressista, il governo Lula-Dilma, ma anche i governi progressisti in America del Sud avessero ancora una dinamica e un futuro. E in realtà, proprio quando questi osservatori internazionali qualificavano come narrative fantasiose le analisi che invece indicavano una crisi radicale, verticale del modello, è in quel momento che le cose sono esplose. Possiamo più o meno definire la crisi brasiliana, qualificarla a partire da tre momenti, su tre dimensioni: una dimensione soggettiva, un determinante oggettivo e poi rivenire un po' sulle, diciamo, le implicazioni politiche teoriche. Quindi sul piano soggettivo, giugno brasiliano, differentemente da quello che è successo in Venezuela e in Argentina, e di quello che stava succedendo in Venezuela e in Argentina, si costituiva in una breccia, esattamente perché riusciva a creare una mobilitazione contro le politiche del governo federale e delle sue articolazioni locali, senza che questa mobilitazione fosse strumentalizzata da un discorso di destra, da un discorso conservatore. Quello che invece succede in Argentina e in parte in Venezuela, e anche lì sarebbe da vedere. Ma il lulismo, il discorso socialista, il discorso del PT anche a livello internazionale, ha chiuso la breccia dicendo che il movimento era fascista, decidendo chi erano i rappresentanti del movimento e nominando questi rappresentanti a partire praticamente dai suoi propri apparati, organizzando la repressione sui tre livelli federali, statali e locali, e imponendo, come ho detto, un falso binarismo in occasione delle elezioni. Davanti a tutto questo, la breccia che cos'era? La breccia era, da una parte, il rifiuto del dispositivo binario di destra contro sinistra, no? E cioè il rifiuto della falsa alternativa tra neoliberalismo e neosviluppismo. E d'altra parte, una cosa tipicamente brasiliana, la breccia era la possibilità per i poveri di poter lottare senza essere uccisi. Questa era la dimensione soggettiva, che in parte ancora è viva, del giugno brasiliano. Oggettivamente in Brasile la crisi non viene dall'austerità, questo è l'altro lato interessante, no? Siamo in una situazione opposta al contesto europeo e in particolare spagnolo, no? Non viene dall'applicazione di politiche di austerità, ma dall'eccesso di politiche anticicliche eterodosse di tipo neo-keynesiano. E in questi termini mostra che il neosviluppismo è un nemico delle politiche sociali e nello stesso tempo non costituisce nessuna alternativa al neoliberalismo, ma appena o solo l'altra faccia. Per questo oggi il PT, per cercare di salvare la sua pelle, in realtà sta vendendo la nostra e implementando una violentissima politica di austerità neoliberale e di riforme di liberalizzazione anche dei pochi diritti del lavoro che sono di origine varghista.
Quali sono le implicazioni teoriche, così per terminare, politiche teoriche per terminare questa breve riflessione? Il primo di dire che i limiti dei governi progressisti non stanno nel fatto di essersi troppo compromessi con l'estrattivismo, con la tradizione coloniale, ma dal modo come, in come hanno tentato, per quanto riguarda il Brasile, di uscire da questa condizione. Come nel caso del socialismo reale, Lula, Dilma e il PT in realtà solo credono e solo investono nelle dinamiche dello Stato, né? E in particolare delle grandi, grandi lavori, le dighe nell'Amazzonia, i grandi eventi, i grandi eventi con gli stadi, le Olimpiadi, i grandi investimenti, le grandi imprese delle opere pubbliche, e d'altra parte solo credono anche nel grande capitale. Bisogna vedere che dal 2009 ad oggi, Dilma prima di essere presidente era praticamente la prima ministra di Lula, ministra da casa CVU, il governo del PT ha più o meno trasferito alle grandi imprese, comprese le grandi imprese dell'auto, che sono le grandi imprese multinazionali, come lo sapete, più o meno qualcosa come 500 miliardi di reais, la moneta locale, che non vale la pena convertire in funzione delle variazioni, delle parità. Comunque, diciamo che per avere un'idea della comparazione, questi 500 miliardi di reais trasferiti dal governo federale come sussidi, come sovvenzioni al grande capitale, senza contare gli investimenti in grandi opere, eccetera, equivale a 17 anni del programma Borsa Famiglia, che è la più importante politica di distribuzione del reddito, per avere un'idea di quale è il livello di disequilibrio. E quindi quello che appare, e questo anche per quanto riguarda l'articolazione di questa crisi economica con la crisi politica e la questione degli scandali che si moltiplicano, che annunciano la probabile caduta del governo Dilma, della propria Dilma, è quello che noi stiamo assistendo in realtà a un rinnovamento e un approfondimento delle dimensioni mafiose del capitalismo tradizionale brasiliano con le forme contemporanee del capitalismo. I veri giacimenti di valore che sono in gioco e che sono oggetto di questa trasformazione mafiosa del capitalismo, come ibridizzazione del capitalismo arcaico con le forme più tradizionali, con le forme più contemporanee, i veri giacimenti di valore che sono oggetto di questo sviluppo, in realtà si trovano nelle metropoli e sono quelli che si determinano intorno a questa mobilitazione ambigua del lavoro dei poveri, o potremmo dire a questa mobilitazione dei poveri non più attraverso il loro processo di assalariamento, ma la mobilitazione dei poveri in quanto poveri.